Ehi tu, sì, dico a te, per caso vuoi rimanere aggiornato su notizie, classifiche, risultati e tu zia qua pelata? Bene, allora scarica OneFootball, trovi il link in descrizione. Inoltre, se sei interessato anche ad acquistare maglie da calcio, magari della tua squadra del cuore, oppure completini, tute o anche più semplicemente i capelli per la zia, in descrizione trovi divise calcio top, tutto a prezzi bassissimi e con hashtag Marconi avrai un'altra maglia gratis. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con questo nuovo episodio della carriera. Oggi siamo tornati, sì, con enfasi non indifferente, perché c'è la facecam. Intanto, dal punto di partenza c'è la facecam. Poi, come vedete, non ho la maglietta classica della Roma di questa nuova stagione, ma ho optato per variare un po'. E quindi nei commenti ditemi se vi ricordate questa maglietta favolosa. Cioè, ok, dietro non c'è nessun numero, però ditemi se ve la ricordate. Facciamo questo giochino, magari la cambio ulteriormente nel prossimo episodio e così. Vabbè, andiamo avanti. Dicevamo, bentornati in questo nuovo episodio. Come vedete, affronteremo l'Inter, ma si parlerà anche tanto di mercato. Io non posso che ricordarvi, però, prima di iniziare al volissimo, di passare su Divise Calcio Top per maglie da calcio perfette, personalizzabili a prezzi bassissimi. E poi con il coupon hashtag Marconi avrete anche una seconda maglia completamente gratis. Quindi ve lo consiglio. E poi c'è OneFootball, la mia app di riferimento sul mondo del calcio a 360 gradi. Passerei subito in ufficio perché c'è una conferenza stampa da non sottovalutare, per Inter Roma. E io andrei a parlare bene di Luciano Spalletti, che comunque tanto bene ha fatto con la Roma. Adesso tralasciamo come si sono lasciati Spalletti e la Roma, ma comunque hanno fatto bene. Per il momento abbiamo un obiettivo che si chiama Corentin Tolisso, perché sì, ha stravinto, proprio la maggioranza ha detto devi prendere Tolisso, se non lo prendi niente seguo più. Però è anche vero che c'è una minoranza che non ha detto a caso non prendere Tolisso. Mi avete suggerito di non prenderlo perché effettivamente l'abbiamo già preso l'anno scorso e quindi la coppia Cantet-Tolisso l'abbiamo già vista. Però è anche vero che le alternative che mi avete dato non sono proprio felicissime. Cioè, chi mi ha consigliato dei giovani e tutto quanto. Noi staremo sacrificando Vidal per prendere Tolisso. Non ha giocato bene Vidal nei primi 6 mesi, ma è sempre Arturo Vidal, quindi è sempre un giocatore comunque importante e titolarissimo. Quindi l'unico sostituto adeguato, secondo me, è proprio il centrocampista del Bayern Monaco. Adesso ci torniamo a questo punto su Tolisso e vediamo un po' se possiamo ritrattare. È che oltre a Vidal dobbiamo cedere qualcuno. Però chi cediamo? Quello è il discorso. È giusto quello il problema. Perché a questo punto io una mezza idea ce l'ho, sono molto sincero con voi. Mares perché forse l'unico sacrificabile della rosa. A parte Vidal, ovviamente, che partirà come pedina di scambio. Però Mahrez comunque comincia ad essere, per carità, 28 anni, non è che sia anziano. Soltanto Gonder in questa stagione gli ha praticamente tolto il posto. Da quella parte, senza Mahrez, in 6 mesi possiamo comunque sopravvivere, perché abbiamo dei giocatori adattabili. Abbiamo comunque Mertens che lì ci può giocare, lo stesso Firmino che lì ci può giocare. E allora io vorrei provare una cosa. Così. Più che uno scambio, perché magari costa di più di Vidal Mahrez. E allora andiamo sul supermercato, se possiamo ritrattare. Possiamo ritrattare, possiamo ritrattare. Questa volta andiamo sulle ali, Mahrez è un'ala teoricamente. Così è, 31 milioni, oddio, non è che costi tanto di più di Vidal effettivamente. Però vediamo un attimo. Magari, ecco, lo stipendio è un po' più alto di quello di Vidal. Possiamo venirci incontro, vediamo cosa dicono. Vogliono un centrocampista. Niente, allora. Vogliono un centrocampista e quindi per forza Arturo Vidal. Io te lo offro Vidal, vediamo se magari riusciamo a venirci incontro. Un guaglio di quanto? Allora, io gli ho offerto 70 l'ultima volta. 65, vediamo che cosa ne pensano. Perché quei 5 milioni in più comunque ci farebbero la differenza per lo stipendio del giocatore. Meglio di così, sì, 97 ti sto a dà. Cioè tu mi hai accettato i 70 e ora pretendi che io ti dia 97. Mi sembra comunque equo come cosa. Ti offro 73 e mezzo. Ok, allora, loro vogliono un po' di tempo, che va bene, perché sinceramente questa era il massimo che potevamo ottenere in questa situazione. Pensiamoci un attimo, loro volevano molto di più di quanto gli stavamo offrendo noi. E noi non avevamo il budget, avremmo dovuto rifiutare noi per poi aspettare tantissimo tempo. Adesso magari succede la stessa cosa, però quantomeno non è sicuro, insomma, potrebbero anche impazzire totalmente e accettare questa offerta qui. Intanto accettano, lo sapevo io che impazzivano. Lo sapevo, però fermi un attimo, perché allora loro hanno accettato questa trattativa qui. Sono 3 milioni e mezzo in più di quelli che abbiamo visto nello scorso episodio e anche un 5% della clausola che non era stato inserito, insomma. Però a questo punto noi dovremmo trattare con Tolisso. In questo momento io non so se possiamo trattare con Tolisso. Quindi nel dubbio giocherei prima Inter Roma, così da vedere
se ci arriva un'offerta per Mahrez. Capiamo un po' di cose, sperando poi di non aspettare troppo tempo. Magari l'offerta arriva già adesso. No, è semplicemente il Sudafrica che vuole rompere le palle. Io gli dico no, grazie. Sei per un gol. Benvenuti a San Siro, benvenuti al giro di boa, l'ultima partita del girone d'andata per una Roma che ha fatto benissimo in queste prime 19 giornate, anzi 18, perché questa è la 19esima. Una Roma che ha già battuto l'Inter sia in finale di Coppa Italia l'anno scorso sia in Supercoppa Italiana quest'estate, soffrendo entrambe le volte. Allora un Inter che, avendoci sempre messo in difficoltà, vorrà sicuramente farlo anche stasera, però di fronte alla capolista, una squadra che raramente ha sbagliato, solo un pareggio e poi tutte vittorie per i giallorossi, che hanno anche la miglior difesa, ma l'Inter non è messa malissimo, perché al terzo posto, come in campionato, così anche in classifica per quanto riguarda le migliori difese. E non è un caso che le prime tre della Serie A siano poi le tre che hanno anche la miglior difesa. Questo ci fa capire che stiamo lavorando benissimo, non a caso siamo lì in testa, ci fa capire che la difesa è importantissima. Questa l'Inter con Bardi tra i pali, poi Manchiglio, Stark, Ta e Dalbert a comporre il quartetto difensivo. A centrocampo troviamo Kondogbia affiancato da Vesino, poi Candreva e Dulac Costa sugli esterni, João Mario alle spalle di Gabigol. Vediamo un po' invece come risponde la Roma. De Gea tra i pali, Florenzi, Ramos, Vallejo e Kurzawa in difesa, quindi il centrocampo, Kanté e Keita, i due little man della squadra, comunque efficacissimi, e poi il tridente alle spalle di Bashuai è composto da Mahrez a destra, al posto di Under, perché l'abbiamo messo sul mercato e quindi deve mettersi in mostra, Martial e poi sempre Dries Mertens alla tre quarti. Dalla bandierina è pronto Martial, parte col destro sul secondo palo, stacca Ramos col pallone che termina alto, due gol in questa sua avventura in questi primi sei mesi, uno in trasferta contro il Chievo, l'altro all'Olimpico contro il Crotone. Manca un gol a una big, un gol pesante per l'uomo dei gol pesanti. Si muove Martial, si muove Bashuai, questa qua finta di lanciare, passa, va in percussione, poi va in porta e Bardi si distende. Candreva, vuole partire Candreva, lo aspetta Kurzawa, quindi c'è il cambio di gioco bellissimo dalle parti di Douglas Costa, che poi sceglie il cross verso Gabigol, che va a staccare e trova la parte alta della porta. Roma che insiste adesso, sta crescendo la squadra giallorossa. Cambia gioco Martial, grande palla per Mahrez, controllo a seguire meraviglioso, poi finta il cross, grande giocata, cerca di crossare, palla deviata, fuori per Kanté che si coordina, traversa clamorosa di N'Golo Kanté, che stava per segnare un gol pazzesco, altro che via la maglia, qui via le mutande. Kondogbia verticalmente per Douglas Costa, ancora Florenzi che recupera, poi Mahrez di tacco fa correre Kanté, c'è Bashuai interno, il suggerimento è per lui, c'è ancora Kanté che si propone tra le linee, il servizio per il destro di Kanté da casa sua, spacca la porta quando serve, c'è sempre. Inter 0 Roma 1 al 67esimo con la cattiveria, il francesino, il gioiello del centrocampo giallorosso, fa 1-0, la Roma la sblocca in un momento tutt'altro che semplice, in una partita tutt'altro che semplice, con un destro tutt'altro che banale sul palo di Bardi, che però nemmeno la vede, perché il tiro effettivamente non è che si era avvicinato, perché è da fuori area, ma è di una potenza incredibile, collo esterno, Roma 1, Inter 0. Ossunali, poi va là dentro, attenzione che qui buca l'intervento Ramos, quindi Gabigol a giro, De Gea, che parata di De Gea, poi però c'è il rimorchio di Douglas Costa che ricrossa dentro, allontana Kurzawa, attenzione a Ossunali nello spazio a cercare a trovare Douglas Costa, Florenzi ha rischiato tantissimo, poi la palla rimane lì e Vallejo salva la Roma, poi non è finita perché c'è ancora Douglas Costa, si è addormentata la difesa, Costa all'indietro, palla buona per Brozovic, Vallejo e poi Florenzi che allontana verso Bashuai, adesso è solo contro tutta la difesa dell'Inter, deve aspettare rinforzi. Ci sarebbe Bashuai e Martial che scambia con Bashuai, la palla è lunga ed è un regalo a Bardi, ma quantomeno teniamo lontani i nerazzurri dalla nostra porta, perché abbiamo rischiato qualche istante fa in maniera colossale. Se non ci fosse stato Vallejo, l'Inter avrebbe pareggiato, la Roma avrebbe due punti in meno, che fortunatamente ancora ci sono, ma non è finita perché c'è ancora Stark dalla destra, lascia partire un ennesimo cross sul secondo palo, De Gea, che questi due punti ce li fa portare a casa per davvero e diventano tre grazie al gol di Kanté. Fa anche rima e quindi Roma che vince anche oggi, diventano 13 vittorie consecutive in campionato, un bottino incredibile per la squadra più forte di questo campionato, per la squadra campione d'Italia che batte ancora l'Inter, la squadra contro cui abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppa. Allora, prima di tornare sul mercato vorrei un attimino guardare la classifica, onestamente, perché il titolo di questo episodio mi è venuto in mente adesso.
Beh, perché quando alla fine del girone d'andata hai 18 vittorie e un pareggio, che sicuramente è rimasto qua perché il Bari è 17esimo in classifica e forse era meglio non pareggiarla quella partita, ma quando succede questo e tu hai 55 punti, sei a più 9 sulla seconda, per carità, c'è tutto un girone, per carità, hai affrontato Milan, Juventus e Lazio in casa. Beh, però, quando succede questo, capisci che nessuno ha dimostrato di essere al tuo livello. Poi vedremo, perché comunque con l'Inter hai giocato a Milano, col Napoli hai giocato a Napoli e hai vinto lo stesso. Quindi che Roma, ragazzi, stiamo strameritando. 10 gol subiti, il migliore reparto difensivo del campionato. Intanto facciamo gli allenamenti e poi pensiamo a Tolisso a questo punto. Io quasi quasi proverei comunque a fare la trattativa, non vorrei che sfumasse così per nulla, soltanto perché noi avevamo paura che sfumasse, quindi anche perché lui insiste, vuole tornare da papà Marconi. Non so, si sta rialzando la musichetta, la sua musichetta, no, la musichetta che abbiamo sentito nella tripletta che vi lascio qui sopra contro la Lokomotiv l'anno scorso con il Leicester. Io direi cruciale senza troppi problemi. Durata del contratto 5 anni, gli abbiamo offerto 5 anni prima, aveva accettato, assolutamente, andiamo avanti. Clausola, no, non la vuole. Ragazzi, Bayern, volevi la clausola? Mi sa che tavi in quel posticino. Assolutamente, nessuna clausola. Adesso credo si debba parlare di soldi. Lui prende 210, noi glieli possiamo dare sto giro 210 però, eh. E beh, noi glieli possiamo dare. 210. E poi qui 1,5 milioni. Credo fosse. Ah no, però non possiamo. È il bonus che ci frega. Spero non sia importante il bonus, ragazzi. Spero francamente che non vogliano un bonus altissimo. Allora, loro. Allora, 200 a settimana va bene. Quindi abbassiamo anche rispetto a quello che abbiamo offerto. Però vogliono 4 milioni. Controfferta. Allora, qui facciamo 200. Come? No, aspetta, fammi capisse. Un attimo, raga. Cioè, non abbiamo nulla. Non abbiamo assolutamente nulla. Qui io vado sui 200. E non, improvvisamente non abbiamo niente. Quanto ti posso offrire di questi, scusate, cioè. Ah, beh, così sicuramente accetta. Lo so, ci si è buggato FIFA? Che cosa è successo? Adesso ci mandano proprio. Non ci siamo. Vabbè, ma scusa, ma c'ha ragione, c'ha ragione. Purtroppo qui Mares va ceduto. Per un attimo ci avevo sperato, però non se ne esce. Guardiamo avanti, in particolare guardiamo alla 20ª giornata di campionato. Magari guardiamo anche con un'occhiata speciale. Attenzione, perché Tolisso è in contatto con un'altra squadra e adesso mi incazzo. Allora, arriva un'offerta per Mertens dall'Leicester. Guarda, io te lo cederei solo perché l'ha chiesto il Leicester. Però non si può fare, mi dispiace tanto davvero. Mertens a Leicester sarebbe tanta roba, però ci serve purtroppo. Tolisso, Barcellona. Io agisco in fretta, ma se qua nessuno mi chiede Mertens, Mares è un problema. Intanto Pellegrini però. E se anziché Vidal partisse Pellegrini? Non lo so, non lo so. So però una cosa. Che il Paris può spendere. E come se può spendere? Tratta. Tratta. Io direi che se volete Lorenzo Pellegrini. Se volete Lorenzo Pellegrini, mi date 70 milioni di euro. Mi dispiace. Io insisto sui 70. Anzi, 61,9, 79, facciamo che ogni volta te l'alzo, così vediamo un po'. Non possiamo irci incontro? Sinceramente no, cioè mi dispiace tanto, ma proprio tanto, però io dico 70. 68, però attenzione, attenzione, perché 68. Allora, non è un segreto che Pellegrini abbia trovato meno spazio quest'anno. Soprattutto a causa di Kanté. Andrebbe sicuramente sostituito a questo punto. Però praticamente ci stanno offrendo 70 milioni.
Io accetto. Accetto. Ma invece sapete che c'è? Invece rifiuto. Rifiuto per un discorso semplice, perché le mie carriere sono sempre state realistiche. E allora se quest'anno è stata meno realistica perché sono arrivati Ramos, Martial e De Gea, voglio che continui ad essere realistica perché la Roma, i suoi giocatori anche abbastanza forti, pronti, cresciuti nel vivaio, i suoi capitani, le sue bandiere, no? Il nostro vanto che qualcuno non potrà mai avere. Non li cede, non li cede. Pellegrini resta a Roma. Pellegrini resta a Roma. Non si muove da Roma perché è giusto così, perché è romano, perché è romanista, perché non parliamo di un Bruno Perez, parliamo di Pellegrini e comunque può esserci utile, non fraintendetemi. Resta a Roma. Questa è la mia decisione, secondo voi ho fatto bene? Accetto i no, perché chiaramente chi non tifa Roma e segue comunque le mie carriere magari non mi capisce. Anche chi tifa Roma e segue le mie carriere magari non mi capisce. Però sono sicuro che ci sarà qualcuno che mi capirà. Mo' va a vedere, sondaggio, 100% non hai fatto bene, 0% hai fatto bene.